caloroso saluto da Graziano del Tivoli di Cortina. Oggi preparo una vellutata di castagne con scaloppa di foie gras e tartufo bianco. È un piatto sicuramente semplice, però ha le sue regole anche questo. Utilizzeremo le castagne fresche, una scaloppa di foie gras di anatra, importante anche due foglie di alloro che tagliano poi il gusto dolce particolare della castagna. Poi se volete anche un po' di fondo di cipolla, non sarebbe male. Allora procediamo con pelare le castagne. Qui abbiamo dell'olio non troppo caldo. Immergiamo le castagne tagliate a metà, circa una ventina di secondi. Tra l'altro prendono anche un ottimo profumo. Questo è un ottimo segreto per pelare velocemente le castagne. A questo punto togliamo le castagne. Hanno veramente un ottimo profumo, anche un po' da tostato, e come vedete si sbucciano molto facilmente. Vedete che in questo modo prendono anche un bel colore tostato e anche il profumo cambia. Siamo pronti per rosolare la scaloppa di foie gras, una cottura bella tosta da segnarla bene, padelle sempre molto calde, possibilmente. Questa per gli appassionati è veramente una leccornia. Adesso la mettiamo 2 minuti in forno, giusto per avere la temperatura ottimale di servizio. Ed eccola pronta, la scaloppa è dopo 2 minuti in forno. È ora di servire la vellutata di castagne, bella lucida. La scaloppa di foie gras. Qualche goccia di riduzione di aceto balsamico che contrasta un po' il dolce della castagna e il grasso della scaloppa. Terminiamo il tutto con una bella grattata di tartufo bianco. E la vellutata di castagne con scaloppa di foie gras è pronta. Un caloroso saluto da Graziano del Tivoli di Cortina.